I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere Agicom 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Martedì 20 ottobre, buongiorno, buon inizio di questa giornata, primo appuntamento, quello delle 9.50 che ha inizio proprio ora dentro le vostre casine fino alle 10.30, poi torneremo in diretta insieme a voi ancora alle 14.35 e poi attenzione perché è martedì e siamo in piena giornata di estrazione, la nona del mese di ottobre, quindi attenzione a tutti i preziosi consigli che arriveranno in questi ultimi due appuntamenti che precederanno quello delle ore 20. Allora, buongiorno, lo abbiamo già detto ieri sera che saremo stati insieme anche questa mattina. Oggi non lo so, ma intanto stamattina di nuovo insieme. Ciao Lio! Ciao Sheila, ben ritrovata, buona martedì mattina a te, buona martedì mattina Marco, ma soprattutto buona martedì mattina a tutti voi che state seguendo Casalotto. Grazie perché siete in tanti, ieri eravate in tantissimi, sia ieri pomeriggio ma anche ieri sera, e oggi iniziamo una nuova giornata, siamo in piena giornata d'estrazione, quindi attenzione alle nuove informazioni valide quest'oggi, e io e Marco da sabato sera, con le condizioni tecniche e statistiche di sabato sera, abbiamo valutato le migliori informazioni. E allora, visto che siamo in piena giornata d'estrazione, visto che molte persone saranno sicuramente indaffarate nelle faccende del martedì mattina, io vado immediatamente in redazione per darvi la prima informazione, un'informazione importantissima, l'informazione del 90. E allora, importantissimi questi due ambi secchi e questo terno secco. Beh, ci vuole, ci sta il 90, anche perché sabato un bel 10-90 l'abbiamo centrato al primo colpo di gioco, e proprio di là andremo a vedere le foto degli scontrini di sabato sera. E allora vi dico, seguitemi di là in redazione, grazie. Molto bene, voi potete iniziare a chiamare l'895-095, ripeto 895-095, con la nuova informazione legata al 90, due ambi Bari-Cagliari e un terno secco Cagliari-Torino, ma intanto questo 10-90 che è arrivato sabato al primo colpo di gioco, beh, era proprio all'895-095, era in questo portale, e attenzione perché questo è un primo colpo di gioco importantissimo, o ambo nei tre numeri o ambo secco 10-90 alla ruota nazionale. La ruota nazionale ha dato anche il 63-90, altro ottimo ambo, ambo di figura 9, siamo al secondo colpo di gioco, sempre era nell'895-095, lambetto 9-90 perché alla nazionale è uscito il 10-90 e chi ha giocato lambetto ha recuperato appunto con il 9.90, ma ancora di più perché c'è il 32.90 e il 10.90 sempre ancora alla ruota nazionale, e poi il 12.21 alla ruota di Venezia, proprio per dimostrarvi che non ci occupiamo solo del 9.90 ma anche di altre tracce come questo 12.21.30 che era il terno di ottobre. Per un numero abbiamo sfiorato il terno perché è uscito il 29 a Venezia col 12.21.
1901, altrimenti si parlava di Terno, e poi ancora il 2468, ambo con il centenario 24 alla ruota del Lotto di Napoli, e per concludere il fantastico 1724. E allora chi ha continuato questo 1724 è arrivato purtroppo al quinto colpo di gioco, beh, ma anche 10 euro su un ambo è un bel prendere. E allora attenzione, perché per quest'oggi all'895095, ripeto 895095, voi avrete il minimo con due ambisecchi a Bari Cagliari e un terno secco alla ruota di Cagliari Torino. Beh, il 90 ci vuole, soprattutto alla ruota del Lotto di Cagliari, e questo, signori, è il ritorno del 90. Fatelo vostro adesso per stasera, perché qua avrete veramente il meglio per quanto riguarda il concorso di quest'oggi. Io vi do un suggerimento molto forte, molto importante: il secondo ambo del Bari Cagliari, guardate che è una cannonata, guardate che è l'ambo di Lio e di Marco, quindi se volete potete decidere anche di trattare unicamente questo ambo secco. E allora 895095, tasto 3, importantissimo portale per il 90 per quanto riguarda questo fantastico ritorno del 90. Thank you.
abbiamo iniziato con questa formula importante, anche perché più amiche vogliono appunto valutare con noi di Casalotto, con Lio e Marco, il 90. E allora vi abbiamo portato solo due ambisecchi e un terno secco, valutateli attentamente ancora in questo fantastico portale. Beh, è chiaro che anche nella diretta di ieri pomeriggio, di ieri sera, sto portale veramente è andato a ruba, perché c'è un'informazione molto interessante anche con l'ambo di Lio e di Marco. Quindi anche in questo martedì mattina adesso sono felice, perché sono riuscito a portarvi questa informazione, e quindi valutatela ancora all'895-095 Scela. Grazie Leo, prima notizia di questa mattina, e parliamo di divi hollywoodiani. Ieri sera ci siamo occupati della meravigliosa Sharon Stone e adesso del bellissimo e bravo attore Brad Pitt, perché secondo una fonte pare che l'attore voglia passare più tempo con tutti i figli che ha avuto con la bellissima Jolie, tant'è che fermano i preparativi legali per il Natale, e infatti il prossimo appuntamento in tribunale dovrebbe essere a novembre per discutere della custodia dei figli in vista proprio delle feste natalizie. Sempre questa fonte dice che le visite per le vacanze natalizie sono state concordate prima che iniziasse il percorso per la custodia dei figli. Vorrebbe passare almeno una notte insieme a loro quest'anno, ma bisogna attendere la decisione del giudice prevista per appunto novembre, quindi dobbiamo attendere ancora qualche settimana. Ricordiamo che la coppia meravigliosa, perché è stata amata da tutti, ha divorziato nel 2016, hanno già raggiunto un accordo definitivo per la custodia di tutti i figli, ovvero, aspettate perché c'è una lunga lista, Pax che ha 16 anni, Zara che ne ha 15, Shiloh che ne ha 14, e poi ci sono anche due gemelli, Xonox e Vivian, che ne hanno 12. Poi c'è l'unico figlio, quello maggiore, che ha 19 anni, che a livello legale invece è considerato già adulto. Sono passati appunto 4 anni dal loro divorzio, ma lui vorrebbe rinegoziare l'accordo della custodia per passare maggior tempo appunto con i ragazzi. Vorrebbe la custodia dei figli al 50%, ma lei non è molto d'accordo. Insomma, quando una coppia si separa e divorzia e ci sono dei figli di mezzo, è sempre così. Sì, ora vediamo così. Cosa deciderà il giudice a novembre, se gli darà più giorni, almeno nelle feste di Natale, non solo un pomeriggio, almeno una notte insieme ai figli, due. Sì, purtroppo Sheila, è sempre così, poi chi ci va di mezzo sono sempre i figli, perché è chiaro che magari si affezionano di più alla mamma o al papà, e non ci dovrebbero essere queste cose, proprio per proteggere i figli, ma questo accade, quindi per quanto riguarda i comuni mortali, ma anche per quanto riguarda le star di Hollywood. Che devo dire una cosa, Sheila, a me è dispiaciuto veramente tanto che Angelina e Brad si siano separati, perché per me, secondo me, era una coppia perfetta, e poi con l'adozione di questi 6 figli avevano fatto veramente una cosa grandiosa, una bellissima cosa. È andata così purtroppo, ma io spero sempre che trovino un accordo, proprio per non far soffrire troppo i figli, perché dispiace per queste povere creature che ci vanno di mezzo per quanto riguarda purtroppo queste separazioni. Dai, speriamo. A me sembra un po' più lei molto rigida su lei questo. Mi sembra molto determinata. Adesso, vabbè, vedremo, ne riparleremo quando deciderà il giudice, magari torneremo a parlarne. È chiaro che comunque avrà i suoi motivi, magari noi non sappiamo tutto, certo. E di conseguenza stiamo a parlare un po' di aria fritta, ma va bene lo stesso. Dai, torneremo poi di nuovo insieme, parleremo di capelli rosa, ora invece con la sua giacca giallo fluo, che sono tornati così di moda questi colori, sì, fluo, infatti. È vero, wow, sei fosforescente quasi. Vado bene di notte. Infatti. Allora, io ritorno in redazione perché devo assolutamente dar la possibilità a tutti, veramente a tutti, di avere questo fantastico 90. Allora, per l'ultima volta in questa diretta del martedì mattina vi porto il 90, Bari-Cagliari, due ambi. Il secondo ambo è quell'ambo là, è l'ambo di Lio Di Marco, quindi chi è a conoscenza lo potete valutare a Bari-Cagliari, c'è il terno a Cagliari-Torino.
E allora il ritorno del 90 attesissimo. Signori, veramente tanta attenzione alla ruota del Lotto di Cagliari, perché già era atteso il 90. E poi con la condizione del Cagliari-Torino, beh, la ruota del Lotto di Torino prende assolutamente forza il 90, perché ora della fine ci sono due condizioni, ma c'è un solo terno secco da valutare proprio quest'oggi. E allora andiamo di là in redazione, grazie. Bene, io ho ancora questa possibilità e allora la voglio sfruttare immediatamente, perché so che voi amate questa informazione, l'informazione del 90. E beh, in realtà il 10-90 che abbiamo centrato sabato al primo colpo di gioco era proprio in questo portale, un bel 10-90 primo colpo di gioco nell'895-095, e tutti coloro che hanno chiamato questo portale hanno centrato questo ambo secco nei tre numeri. Ma guardate che anche il 63-90 era proprio in questo portale al terzo colpo di gioco, ed eccolo qua, sempre alla ruota nazionale. Quindi attenzione, perché l'aggiornamento del 90 tramite l'895-095 vi permette di avere i due ambi secchi di Bari Cagliari. Occhio al secondo ambo e il super terno secco di Cagliari Torino, un terno di tre numeri. Ecco il ritorno del 90. Ora vostro all'895-095, tasto 3. Entrate ed ascoltate questa informazione, perché è l'aggiornamento necessario per questa estrazione. Qualcosa, qualcosa, forse profumo di rosa, 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 il volo di una mariposa che mai si posa, una presenza sinuosa. Aggiungi al nove uno zero e spaccherà il mondo intero, e dentro al coro poi canta la gloria del 90. Cambiati, metti un vestito da sera, rinnova l'atmosfera, vola nella stratosfera, entra in una nuova era, mostrati per quella che ti senti dentro, cogli il tuo momento, impegnati a fare centro, vai dove ti porta il vento. Spero che siate riusciti a chiamare con rete fissa o con i cellulari questo portale, perché l'informazione merita veramente tanto. Quindi sono due ambi secchi a Bari Cagliari, il secondo ambo è fenomenale e il terno secco di Cagliari Torino. Quindi vedete ancora una volta pochi numeri, numeri di qualità. Basta valutare anche bene un ambo secco e il secondo ambo ha delle possibilità altissime proprio per l'uscita. Sheila. Grazie Lio. Allora,
C'è un filtro su Instagram per chi usa questa app e si diverte a fare delle stories. C'è un filtro che viene utilizzato, è molto in auge in queste ultime settimane, ed è quello di vedersi nelle stories con i capelli rosa. Ma c'è chi i capelli rosa veramente, seppur in modo temporaneo, se li è tinti. E di chi parliamo? Perché lei dal nulla, da un giorno all'altro, è sbucata nel suo profilo Instagram appunto con questa foto che ha lasciato un po' tutti così. Guardate chi è lei, meravigliosa, stupenda, cantante amata da tutti, è la meravigliosa Madonna. Ecco qua, questa è la foto per chi la segue anche su Instagram. Ma attenzione, perché parla il suo stylist, che è Nicola Clark, che ha rivelato di aver usato appunto questa tinta temporanea di Crazy Color per la testa della regina, un prodotto costato soltanto 3 sterline. Dice che spesso le persone pensano che i capelli rosa siano troppo audaci e non adatti a quell'età, ma è davvero il colore più lusinghiero per tutte le età, invece, dai 16 ai 100 anni. Con Madonna il nostro obiettivo principale era renderlo sofisticato, doveva apparire ricco e costoso e non il tipo di acconciatura che avrebbe avuto nei primi anni 80, come forse si è vista in una foto, quando era una musicista, insomma, a New York. Mamma mia! Lei è religiosa nel prendersi cura della sua pelle, quindi volevamo un tono di rosa che sarebbe esploso ma apparisse morbido nei confronti della sua carnagione. Insomma, appunto, è permanente, perché ogni volta che lei si lava i capelli, questo rosa va via e gli ha dato questo balsamo di color rosa da applicare ogni volta che lei vuole avere questo colore. Lei, c'è da dire, che vende, perché c'è in commercio, un suo profumo che costa $250 a boccetta, per poi farsi i capelli con soli 3 sterline. Meditate, gente, meditate. Vabbè, dai, se con ogni lavaggio va via, ci può anche stare. Però veramente ha lasciato un po' tutti così. Da un giorno all'altro viene fuori con questo look. Io la preferivo lì negli anni 80, ricciolona con i capelli rosi, un po' rocchettara, che adesso vederla così. Sinceramente, però va di moda tanto questo color rosa, perché veramente su Instagram tante stanno usando questo filtro dove tu diventi, insomma, i tuoi capelli, che siano neri, castani, rossi, diventano rosa. Vabbè, non lo so, devo provare, sì, devo vedere se mi ci vedo. Beh, ma io penso che non lo proverai, perché so benissimo che non ti sei mai fatta una tinta. Mai, questo è il mio colore naturale, quindi non lo so. Però essendo un filtro è una cosa virtuale, forse. Certo, è quello ovvio. Magari sì. Persino Fedez, che è un uomo, si è divertito. Se gli anche tinti rosa. Non è solo il filtro che ha usato, se li tinti. Beh, io non me li farei mai i capelli rosa, perché secondo me sulla mia carnagione non stanno bene. Il rosa è un bellissimo colore, ma non a tutti sta bene. Per esempio, a Madonna potrebbe star male, ma io la preferisco con i capelli di qualche anno fa, di qualche decennio fa, quando era rocchettara, quindi quel biondo, quel mesh veramente bello. E di conseguenza, ma se è la moda, è chiaro che magari prima o poi un po' tutti tentano in questa nuova colorazione crazy dei capelli. Sai chi mi viene in mente? Marco. Poi stasera non so se verrà, Marco glielo chiedo, perché è da un po' che si è convertito al colore naturale, quindi a quel tono. Il suo tono brizzolato, quel esatto. Suo ciuffo bello colorato che ogni tanto si vedeva sotto il suo cappello. Però è un po' che non lo fa più. Passava allora, dal fucsia. Ricordiamoglielo. Sai che se c'è più tardi glielo chiedo. Dai, va bene. Davvero adesso che ci penso, è un bel po'. Forse dall'inizio dell'anno. Ma anche di più. Dall'anno scorso non lo vediamo più con i suoi ciuffi colorati. Sì, che alle volte erano celesti, alle volte erano rosa. Sì, me lo ricordo. Piuttosto che verdi o fucsia. Sì, sì, no? Sì, sì. Li ha usati un po' tutti i toni. Glielo chiederemo. Va bene, allora io ritorno in redazione in questo martedì mattina. Intanto il tempo passa velocemente, manca ancora un quarto d'ora, poi la diretta sarà terminata, e allora vi porto la figura 9. È determinante la figura 9, proprio partendo da questa estrazione, perché anche se il mese di ottobre è stato un buon mese per quanto riguarda il 90, il 9 soprattutto, ma anche gli altri risultati che abbiamo ottenuto con il
il 12-21 nel lambo del mese di ottobre, il 12-18 oppure il 49-79. Attenzione, perché la figura 9 deve ancora dare molto, e allora la miglior condizione che il quadro estazionale di sabato sera ha offerto per la nuova figura 9 è alla ruota di Roma-Torino. In realtà il 18-72 è una somma 90 pura di figura 9, e il triangolo 18-72-81 è fantastico perché c'è l'elemento 18-81, e allora il Roma-Torino vi porterà due ambi secchi di figura 9, saranno solo due semplici ambi, e il terno con il 90 ma di figura 9. E allora andiamo in redazione perché è determinante per quest'oggi la figura 9. Andiamo di là, grazie. Bene, è l'89-22-77, ripeto 89-22-77, questo portale raggiungibile da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari. Qua avrete un qualcosa di indimenticabile, ovvero la figura 9 di Roma-Torino, perché in primis la 18-72 è una somma 90, per cui il 90 già è di figura 9, ma il triangolo 18-81-72, da questo piccolo triangolo io e Marco abbiamo ricavato una grande informazione con due ambi di figura 9 stop e il terno con il 90 di figura 9. E allora attenzione, perché esplode la figura 9, terno di figura 9 con il 90, quindi è un terno secco 90 compreso, e due ambi secchi di figura 9. E allora lo sapete, signori, perché è una regola dell'otto, non di Leo e di Marco: la figura 9 chiama la nuova figura 9, e quando c'è il triangolo, beh, è imperdibile. E allora fate vostra questa importante valutazione: due ambi e un terno secco di figura 9, 89-22-77, ripeto 89-22-77, tasto 3. Tango pulcherrima mano, Fasio blanchissime dita, resto cum corpo lontano, oh, dolce riverita, tango d'amore latino, brillante tango argentino, sangue qui pulsat in me, tango che muore in caschet, tango un suave bacino, Fasio la ville di brace, un corpo vicino, oh, amare te me place. Oh, oh, la 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 la, tango la tua mirabilia, stringo le coppie del seno, te miro dentro le ciglia, tua pelle rubente, fiuto capilli di fuoco, mordo con punta di dente, te sento in sto yoko, tango suave
molto ma molto bene. Allora grazie, perché tantissime persone hanno ascoltato questo contenuto così ristretto, due ambisecchi a Roma-Torino di figura 9, il terno con il 90 sempre di figura 9 e sempre a Roma-Torino. E allora avete ancora la possibilità di avere questa informazione e sempre all'89 22 77. Scela. Bene, sapete che ci piace sempre avere una notizia sui nostri amici animali, e allora ci spostiamo dall'Italia e intanto andiamo in Messico, dove purtroppo c'è stato un forte uragano chiamato Delta, dove giustamente chiudeva in casa tutti gli abitanti, ma c'è chi invece le porte le apriva, e lui si chiama Riccardo Pimentel o Pimentil, dove si è tenuto un po' come se fosse una sorta di arca di Noè, una sorta di fattoria, ben 300 cani randagi, e per non far torto veramente a nessun tipo di animale, ha accolto decine di gatti che hanno trovato riparo nella stanza del figlio. Io ero curiosa, scusate, di vedere le immagini. No, ma vabbè, scusate. Poi la camera della figlia si è trasformata invece in una fattoria con pulcini, conigli, persino ricci. Il patio invece è stato destinato a un gregge di pecore. Lui dice che ne valeva la pena perché li ha salvati tutti, sono sopravvissuti. Le cose che hanno rotto dice che possono essere riparate o ricomprate. La casa ovviamente poi ripulita, ma la cosa bella è vederli felici, sani e sicuri, senza traumi, e ora hanno anche maggiore opportunità di essere adottati. Questo è il riccio, no? Vabbè, io gli faccio i complimenti tanto a quest'uomo. Di cappello, sì. E tutto è iniziato con un post sui social media pubblicato il 6 di ottobre, in cui l'uomo avvertiva gli amici di aver tagliato rami e chiuso con assi delle finestre al rifugio terra degli animali che lui ha fondato quasi 10 anni fa, a circa 30 km a sud-ovest di Cancun, dove vive anche con la sua famiglia. Però era preoccupato che non aprissero più i negozi per fare rifornimento a causa della tempesta. Se vivessi, lui dice, con 10 o soltanto cani o 20 cani non mi preoccupo, ma qua ne ho veramente tantissimi, e lo vediamo anche dalle immagini. E quindi ha lanciato questo appello, e mai avrebbe pensato, ma praticamente questo suo post è diventato virale sui social network e ha fatto il giro del mondo, e anche noi ne stiamo parlando, facendole arrivare migliaia di dollari di donazione, denaro che gli è stato utile sia per nutrire tutti questi animali, perché sono veramente tanti, ma anche per riparare i danni che immancabilmente l'uragano poi ha causato. Queste sono le pecorelle, questa Madonna, no vabbè ragazzi. Sì, che poi c'era un'altra foto molto tenera dove ha accudito un cane con la zampina rotta, si vede che gliel'ha ingessata, l'ha fasciata, e ecco questa qua. Ah, no, non l'avevo vista, amore. Beh, meno male che ci sono ancora persone che aiutano queste povere bestioline, perché assolutamente a me mi si stringe il cuore quando appunto vedo determinate catastrofi. Ieri sera abbiamo parlato dei pompieri australiani che comunque sono stati molto impegnati nel salvare gli animali, ed è chiaro che quando succedono queste catastrofi i primi sono sempre gli animali che ne vanno di mezzo. Assolutamente sì, vero, tanto di vero. Cappello. Beh, 300 cani randagi, speriamo ci vorrà del tempo, ma che non saranno più randagi, ma che pian piano possa riuscire, sì, certo, ad avere una nuova casa e un nuovo padrone che li possa amare come ha fatto quest'uomo, se li è tenuti in casa e ha riempito la casa di animali. Meraviglioso, no, guarda, fantastico, un gesto che non ha parole. Non ha parole, brava. Davvero. Allora, Lio, 6 minuti, poi ti aspetto per salutare. Yes, siamo addirittura d'arrivo, ma vi porto chiamata unica, una importantissima chiamata per avere il tutto, il meglio di Lio Di Marco. Tramite questa chiamata avrete 3 punti fondamentali, beh, sempre ristretti, perché il primo sarà l'abbinamento universale dell'88-89, un solo abbinamento che si può sposare benissimo sia con l'88 ma anche con l'89. Avrete, e qua lo dovete ascoltare, l'ambo del giorno Venezia Nazionale, e per concludere lo speciale numeretto 5, 2 ambi e un terno secco. Andiamo di là in redazione, grazie.
Molto, ma molto bene, è l'8934-9494 e dopo il tasto 3 voi avrete la possibilità da rete fissa dai cellulari di avere l'abbinamento universale dell'8889. Bene, oggi ce la caviamo veramente con un piccolo ma grande abbinamento che andrà bene una volta con l'88 e una volta con l'89 o semplicemente in ambo terno secco, quindi è la prima informazione. Ricordate le vincite dell'88 89 del 989, non le avete dimenticate, ed ecco la traccia universale valida quest'oggi, ambo del giorno. Beh, questo lo dovete per forza di cose avere. Intanto vedete le foto degli scontrini anche del 989, ma Loren, ritorniamo sull'ambo del giorno, perché questo ambo secco è solo un ambo Venezia nazionale, nuova formula. Valutate attentamente questo ambo secco di due numeri, perché è un qualcosa di unico. Sempre al portale 89349494 avrete anche lo speciale del giorno numeretto 5 con l'ambo e il terno di ottobre. Beh, il 1221 l'ambo di ottobre e ci vuole l'aggiornamento, ma io vi ricordo semplicemente anche il 1218 a Bari dal terno dei nonni, sempre di ottobre, il 4979 a Torino, il terno degli angeli. Attenzione, perché le informazioni di ottobre, avete visto quante volte stanno uscendo, e con questa ultima informazione dedicata al mese di ottobre avrete una possibilità estremamente importante. E allora, riepilogo: 88-89 con l'abbinamento universale è la prima informazione, l'ambo del giorno, beh, questo lo dovete far vostro, perché si tratta di valutare un solo ambo secco Venezia e gialla nazionale, e per concludere speciale numeretto 5 nell'ambo eterno di ottobre. Via con le vostre chiamate, entrate da rete fissa dai cellulari, dopo il tasto 3 avrete questa informazione. Prova un sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento io mi apro al tradimento, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento, mentre arrivo ad Agrigento mi si placa ogni tormento, perché qua mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione ho trovato una ragione.
abbiamo finito, no? Parlavamo un po' del clima che c'è comunque in questo periodo. L'importante è che almeno nei 3 appuntamenti dove noi arriviamo vi portiamo una ventata di allegria e di spensieratezza, perché ce ne vuole, soprattutto in questo periodo. Pochi secondi, grazie, io vi aspetto alle 14.35 di nuovo in diretta qua. Non so se ci sarà ancora Lio o Marco, uno dei due, però non sarò da sola comunque. Grazie Sheila, grazie a Marco, grazie a tutti voi. Potete continuare a chiamare i nostri portali per gli aggiornamenti validi quest'oggi. Buona continuazione, ciao! Ciao Lio, grazie!